qua perché ci tenevo moltissimo ad avere questa fotografia, perché ricordo perfettamente il giorno in cui questo gruppo di ragazzi è venuto nel mio ufficio, mi ha regalato il calendario e abbiamo fatto insieme questa fotografia che mi ha permesso poi di dare. Io sono già 2 anni che ho il calendario di Virginia nel mio ufficio. Naturalmente è complicato, come dire, diffondere queste cose, perché le persone che frequentano quell'ufficio non è che sono proprio granché, hanno altri interessi, altri guardare. Però sta là e almeno lo guardo io, perché ci sono delle foto di panorami straordinari. Io la Virginia in particolare non la conoscevo. L'ho conosciuta adesso qua e soprattutto l'ho conosciuta quando c'è stata la famigerata, no? Riunione tra i due uffici, Sant'Angelo con Avellino. Ho cominciato necessariamente per motivi di ufficio a frequentare anche quel territorio che mi è entrato un po', soprattutto nell'anima, e che mi ha legato moltissimo a questa associazione, perché difende quel territorio, difende veramente quel territorio. Vorrei fare soltanto, come dire, un invito a tutti quanti voi. Io credo che vedo tutte persone grandi, ma non ci sono giovani, ognuno di voi ha famiglia. E allora io credo che noi abbiamo un dovere straordinario, quando ci proprio le cose che diceva Francesco, il problema della legalità. Noi abbiamo il dovere, ognuno di voi, di difendere la legalità, di difenderla dalla peggiore criminalità, quella che qui non è particolarmente diffusa, cioè quella organizzata, quella violenta, ma anche da quell'altra legalità, quella più sottotraccia, no? Quella che si vede, non si vede, che poi è l'altra faccia della criminalità più violenta. Noi abbiamo il dovere di non far entrare quella criminalità in questo territorio e soprattutto di togliere quella che c'è, perché noi, come dire, passiamo, noi dei figli, delle famiglie, e abbiamo il dovere di lasciare, o almeno di contare, ognuno per la propria parte, di lasciare questo territorio ai nostri figli libera dalla intollerabile presenza della illegalità. Soltanto così l'abbiamo fatto, veramente abbiamo dato un senso alle cose che noi facciamo. Grazie, grazie mille, grazie della foto, grazie delle bellissime parole, grazie per avermi invitato.